Tanta gente rivendica l'apertura dell'emodinamica. C'è questa esigenza ormai esplosiva di aprire questo reparto così importante. È chiaro che io, come medico emergentista del 118, da anni che cerco di sensibilizzare la popolazione, è un reparto sul quale sono stati spesi fior fior di milioni di euro. È un reparto pronto, è un reparto tutto attrezzato, manca solo l'imprimatur politico. Lei ha avuto tanta gratitudine e molte critiche perché noi stessi abbiamo raccontato di alcune persone salvate proprio dal suo intervento, dalla sua, come possiamo dire, intuizione. Detto questo, è purtroppo una cabala ogni volta che qualcuno in questo territorio ha un infarto e deve essere sottoposto agli interventi necessari. Dire più che altro ai pazienti che sono stati miracolati o sono stati fortunati, è giusto una botta di fortuna anche per noi che facciamo questo lavoro tutti i giorni, è mortificante. E a maggior ragione apriamo l'ospedale della Murgia, il reparto di emodinamica, proprio perché è tutto pronto, i soldi sono stati spesi, quantomeno si dica un buon sì o un buon no a questa gente da parte delle istituzioni. Il territorio lo ha visto unito rispetto a questa manifestazione. C'è ancora un grosso problema per quanto riguarda poi la partecipazione. La partecipazione è un qualcosa che purtroppo forse fa parte della nostra cultura. Dovremmo crescere soprattutto sotto questo punto di vista. Non è giusto e non è neanche degno di un paese civile come questo, quello di partecipare poco, soprattutto riempire gli stadi di calcio per i match sportivi e diciamo così, evitare di venire a fare queste proteste per un paio d'ore. Questo chiaramente attiene, secondo me, ad un discorso di tipo culturale. Il mio invito è sempre quello a continuare a pressare affinché... Anche perché voi andrete avanti, no? Noi andremo avanti, chiaramente andremo avanti sperando di avere almeno domani mattina, voglio dire, nelle prossime ore, almeno una risposta in questo senso da parte dell'istituzione.